Salve amiche ed amici. Poche volte ho sentito parlare quasi nessuna in YouTube, meno in italiano, delle grandi bufale che ci hanno rifilato non solo nella politica, ma anche nell'economia. Per esempio, con tutti questi catastrofismi di fin del mondo dell'anno 2000, ci dicevano che per un eccesso di popolazione beh, eccomi di nuovo. Prima avevo iniziato a dirvi che ci hanno raccontato negli ultimi tempi tante bugie. Forse voi siete molto giovani perché avrete 15 anni, 20 anni, ma già da prima del 2000, gli anni 90, 80, si raccontavano delle bugie mostruose, come per esempio che eravamo già troppi nel pianeta e che per quello le riserve di cibo non avrebbero bastato. Infatti nel 2000 avevano fatto tanti programmi catastrofisti prevedendo che la popolazione mondiale sarebbe aumentata così tanto esponenzialmente, cosa che comunque succede, e che per quello che c'era fame nel mondo e denutrizione. Poi si è scoperto invece che soprattutto nei paesi del terzo mondo, come in Africa, nei paesi africani, chi poteva stoccava alimenti, per esempio riso, legumi, cereali, che magari arrivavano come aiuto umanitario ma che i governi pagano, e così aumentava il prezzo del cibo e la gente moriva di fame perché non lo poteva comprare, non poteva accedere al cibo, ma il cibo c'era immagazzinato. E quindi abbiamo visto che molti paradigmi stanno cambiando. Per esempio, un altro ritornello catastrofista del 2000, che arriva al 2000, arriva forse nel 2014 e sta finendo il 2014, no? Che dicevano si arriverà alla soglia limite di produzione del petrolio, adesso non mi ricordo il termine esatto, però si arriverà al massimo di quello che si potrà estrarre, poi subito in picchiata calerà la produzione del petrolio. Vi ricordate che qualche anno fa, forse 10 anni fa, nel 2005, il petrolio era arrivato a costare quasi $200 il barile, no? E si diceva, adesso i catastrofisti, adesso finirà il petrolio, non ci sono le energie alternative, rimarremo tutti senza energia, la crisi della civiltà occidentale senza petrolio. Infatti molti dicevano faremo il petrolio sintetico dal carbone. Beh, adesso è notizia da qualche mese che invece c'è eccessivo petrolio nel mondo e che si sta producendo così tanto che in pratica il petrolio già da 100 e passa $180, 150, $130 il barile, ha continuato a scendere e adesso sta a $50 il barile, forse arriverà a $40 il barile, come non è mai costato negli ultimi 50 anni. Quindi questo ci fa capire che nel mercato i prezzi sono imposti artificialmente. Non è che per la semplice scarsità di petrolio arriva a aumentare il suo costo. È un po' come per l'oro. Quanto potrebbe valere l'oro se tutto l'oro che sta nei forzieri fosse messo in circolazione? Probabilmente 20 centesimi il chilo, perché in Russia hanno milioni di tonnellate, in Sudafrica hanno milioni di tonnellate o migliaia di tonnellate, magari 100.000 tonnellate in Russia, 10.000 tonnellate ci saranno in Italia. Ci sono tonnellate d'oro dappertutto. Che è che lo rende così invalorabile, che aumenta sempre? Perché c'è scarsezza di oro in circolazione. L'oro è attesorato. Così come per la povertà in tutto il mondo, il petrolio era poco consumato, quindi poco richiesto o poco offerto. E infatti i produttori che si riuniscono sotto l'egida del cartello della OPEC vogliono restringere l'estrazione di petrolio e l'offerta, perché arrivi a costare di nuovo 100, 120, $200 il barile.
Questo prezzo è artificialmente basso perché gli Stati Uniti e i loro alleati petroliferi vogliono fare una guerra economica contro Russia, Venezuela, Iran, Libia, tutti i paesi produttori che non stanno con gli Stati Uniti. Allora, estraggono selvaggiamente il petrolio e in questo modo il prezzo scende. Ma non è il prezzo naturale, fra virgolette, che aveva il petrolio 1 o 2 anni fa, che addirittura non si sapeva dove poteva arrivare. Adesso gli Stati Uniti si mettono a estrarre tutto il proprio petrolio di giacimenti non convenzionali a più non posso, e quindi questo fa scendere sempre di più il costo del barile del petrolio. Però è un costo surrettizio, come lo era prima. Prima perché ne limitavano l'estrazione e ci raccontavano che i pozzi convenzionali, se erano troppo sfruttati, già si rovinavano perché c'erano dei capillari che dovevano nella pietra, nella roccia, assorbire il petrolio, e se si succhiava troppo forte e troppo continuamente e il pozzo si rovinava, non si poteva più estrarre il petrolio. Adesso sembra che non è vero, perché stanno estraendo anche dai pozzi convenzionali più petrolio di quanto mai era stato tecnicamente possibile prima. E quindi adesso, prima non multavano i paesi che estraevano troppo petrolio. Adesso invece sembra che vogliono che tutti estraggano selvaggiamente il petrolio, e quando ci sono delle perdite economiche, gli Stati Uniti finanziano tutti quei governi che li appoggiano nella loro estrazione selvaggia del petrolio con delle ricompense, delle remunerazioni. Lo stesso vale per il cibo. Voi pensate che manca il cibo nel mondo? Invece non è vero. Di cibo nel mondo ce n'è fin troppo. Infatti va male, non sanno dove metterlo. Però sta tutto immagazzinato. Caffè congelato, succo d'arance congelato, carne congelata. Per esempio, già a inizi del 2013, molti industriali nordamericani sono stati quelli che per primi hanno rotto l'embargo con Cuba. Hanno mandato migliaia di tonnellate di pollo congelato all'Avana. Alla barba dell'embargo, che Barack Obama adesso non per sua magnanima e spontanea generosità, ma perché gliel'ha richiesto l'Assemblea plenaria della ONU. Gli unici due paesi che hanno votato contro l'abolizione dell'embargo a Cuba, che dura già da più di 50 anni, sono i propri Stati Uniti e il suo fedele alleato, lo Stato sionista di Israele. Ma tutti gli altri paesi hanno votato contro l'embargo e tre si sono astenuti. Quindi non è per generosità lungimiranza o senso umanitario di Barack Obama, del Congresso nordamericano, di deputati, di senatori, della società civile, di quello che volete, ma è perché l'ONU, così come ha obbligato gli israeliani a creare dei campi profughi per i palestinesi, ha obbligato le Nazioni Unite, l'ONU, con Ban Ki-moon come presidente, gli Stati Uniti a togliere l'embargo. Lo devono togliere non perché lo decidono loro, perché in tutti i reportage dei giornalisti filoamericani risulta quasi che una loro iniziativa per promuovere migliori relazioni umane, che un'iniziativa unilaterale che quasi impongono a Cuba perché si integrino nel mondo, perché hanno la colpa di essere quello che sono, comunisti, e invece loro vogliono essere magnanimi, perché come se loro non li hanno tagliati fuori dal mondo per 50 anni. Invece no, sono delle cose che l'embargo lo ha imposto gli Stati Uniti, lo ha appoggiato Israele fino adesso, ma sempre più paesi nel mondo si dichiarano contrari all'embargo. Certo, anche gli altri paesi nel mondo non lo fanno per solidarietà umanitaria, lo fanno perché ci sono dei negozi. E
Europa già commercializza con Cuba, quindi ha rotto formalmente l'embargo dagli anni 80, Canada forse anche da prima, Messico molto tempo prima. Infatti i cubani potevano accedere a delle auto che chiamavano messicanine, anche se erano di marca europea e venivano dal Messico. Quindi non è per bontà d'animo, ma per imposizione dell'ONU, l'assemblea che fino adesso vedeva gli Stati Uniti come paese forte nelle relazioni con gli altri paesi nell'ONU, e adesso non hanno più la stessa forza contrattuale. E questo perché hanno perso la faccia dal 2001, innanzitutto perché l'auto attentato, come molti lo definiscono, dell'11 di settembre ha fatto vedere che il gigante statunitense è debole e vulnerabile, e poi perché con tutte le guerre preventive che ha fatto, e adesso il Congresso ha dichiarato che le torture che hanno fatto, documenti ufficiali sclassificati hanno fatto vedere come hanno addestrato la tortura anche quando non serviva niente, hanno perso di legittimità nel imporre il loro dominio mondiale. Quindi adesso loro nell'ONU non contano un cazzo, votano tutti i paesi contro gli Stati Uniti. Loro avrebbero pagato soldi per fare una propaganda a convincere la gente che bisognava mantenere l'embargo a Cuba. Invece, non ha votato nessuno con gli Stati Uniti, a parte il fedele alleato israeliano. Non ha votato nessuno. Questa è una bugia, quella della bontà degli Stati Uniti, che vogliono finalmente togliere l'embargo per avviare delle mature relazioni politiche e diplomatiche con Cuba. Infatti, l'unica cosa vera che hanno riconosciuto è che non è servito a niente in 50 anni. Poi c'è la bugia degli alimenti, che siamo troppi e che il cibo non basterebbe. Invece, si è scoperto che ci sono persone che attesorano il cibo, i cereali e tutto, grandi depositi che poi sono gli ipermercati e i supermercati di tutto il mondo, che si stanno imponendo grandi catene a livello mondiale. E sono quelle catene che per interessi propri o distruggono il cibo per farne aumentare il prezzo di quello che vendono, oppure ne aumentano artificialmente il prezzo, come hanno fatto con il petrolio, che è un'altra bugia, che sarebbe finito. Ma qualche scienziato ha detto: l'era del petrolio non finirà per mancanza di petrolio, così come l'era paleolitica non è finita per mancanza di pietre e di rocce, ma perché si è trovato qualcosa di distinto. Il cavernicola, il troglodita, quello che è dell'età della pietra, è diventato dell'età del bronzo, del ferro, del rame, dello stagno, dei metalli, semplicemente perché è passato dall'usare solo pietre a usare metalli, non perché non c'erano più le pietre. Non è che è diventato lo stagnifero, lo stagnolo, il ramaio del rame perché non trovava più pietre, allora ha dovuto fondere i metalli. Ma perché ha imparato a fondere i metalli e ha visto che le lance con la punta di pietra erano più inefficienti? E quindi il petrolio addirittura adesso costa di meno, quando ci dicevano che chissà dove sarebbe arrivato, ai 300, 400, 500 dollari il barile. Il mangiare si trova, ma tutto immagazzinato, e quando non riescono a far aumentare il prezzo del cibo artificialmente, lo distruggono, come la tomatina in Spagna che distruggono pomodori. E non lo so. Ci sono tante bugie che ci raccontano. Allora, se voi potrete investigare tutte queste cose, lo chiedo a Pietro Trevisan, per esempio, se indagherebbe su questi temi. Poi mette o nella discussione del canale o nella descrizione del video, nella discussione del video, delle risposte, magari anche delle video risposte. Questo tema mi è venuto adesso. Adesso vi saluto, sono il vostro Santenchan. Alla prossima. Ciao. E se per caso non riesco a fare nessun altro video, buon fin d'anno e buon anno nuovo. Ciao.